Press any key. Hold Y to enable menu narration. Press menu skip. Mi avevate già chiesto di questo ricordo. Ho mentito. Non l'ho dimenticato. Temevo che ne avremmo tratto la lezione sbagliata. Ma quest'uomo ha vissuto molte vite e ha molto da insegnarci. Eppure, quando venne da noi, era poco più di un ladruncolo. Viveva alla giornata nelle strade di Baghdad, sognando un futuro migliore. Non soltanto per sé, ma anche per tutti gli emarginati che vedeva soffrire. Perché visse in un'epoca d'oro, nel cuore e nello splendore del califfato abbaside. Ma sotto quella patina dorata si nascondeva la corruzione. L'ordine degli antichi si fece strada per imporre la sua crudeltà nell'intera regione. Gli occulti, ci chiamavamo così, si opposero, colpendo i nemici dall'ombra. Un conflitto eterno. Secoli fa, lui ne fu al centro. Basim ibn Ishaq. Rese onore al credo, lo mise in dubbio. Così faremo noi. Tutti possiamo confondere l'ombra che percorriamo con la luce che dobbiamo servire. Forse anche noi verremo messi alla prova come lui.
E temo che accadrà molto presto. Calma, Basim. Respira. Era ancora il Jin? E cosa voleva il nostro amico stavolta? Strapparmi le carni dalle ossa. Divorarmi le viscere. Non ha molto da dire, però lascia il segno. Sento ancora il suo tocco sulla pelle. Come al solito. Dovresti esserci abituato. Lascia perdere il Jin per ora. È un nuovo giorno e il lavoro ci chiama. Derwish ci ha lasciato un contratto. Perché? Ancora loro. Faremmo più soldi vendendo acqua a un cammello. Dai, Nihan. Dov'è il tuo senso del dovere? Il dovere non ci dà da mangiare. No, però arricchisce lo spirito. Ti aspetto fuori. Datti una mossa, Basim. L'ho detto subito a Nihal che non saremmo riusciti a venderla. Ma lei ha voluto rubarla. Mi chiedo perché si interessi tanto a queste vecchie chincaglierie. Gioielli modesti e monete consunte. Il bottino di una vita. Prima parlavi di un contratto. Onoriamolo. Sì, sì, sto arrivando. Le ombre si sono allungate. Non facciamo aspettare Derwish. O ci toccherà un'altra predica. Questi contratti. Derwish te ne ha proposto un certo numero ormai. Sa che può contare su di me. Hai la sua fiducia, questo è chiaro. Ma credi che anche gli altri si fidino? Quei tipi misteriosi? Dovrei averli convinti. Che lo dimostrino allora. Tu ti prendi i rischi e in cambio ottieni poco o niente. Sono liberatori, Nihal, non mercanti. Conosco la storia, ma il prezzo della libertà dovrebbe bastare a sfamarci. Parlando del contratto, non voglio che tu mi prenda per una scocciatrice. Mi sto solo preoccupando per te, Sadiki. Per me non è un problema affrontare i nostri oppressori, come fanno gli occulti. Ti vedi già come un futuro grande eroe, il nuovo Gilgamesh? No, sono solo il figlio di un uomo del popolo che ha dedicato la sua vita al bene della sua gente. Finendo umiliato,
È dimenticato. Ma mi onora sentirti dire che posso puntare così in alto. Non mi tirerò indietro. Non è affatto quel che ho detto. Il senso era quello. Che folla! Ci deve essere qualcosa di importante. Il califfo è stato convocato al palazzo d'inverno. Quella folla sta certamente ammirando il suo fastoso seguito. Ah, forse oggi c'è qualcuno in vena di donazioni. So cosa vuoi dire. Qualche giochetto di mano per tenerci in forma. Se il contratto non ci sfamerà, ci penserà il califfato. Quel mercante ha lasciato la borsa sul tavolo. Puoi iniziare con quella. Via, prima che se ne accorgano. Vieni qui! Preparati. Li sceglierò io. Occhio attento e mano lesta. Un duo formidabile. Là, il tizio esuberante. Deve avere qualcosa di valore. Piano piano. E laggiù, a quel banco, lei ha del denaro. Molto bene. Sei davvero il predone di Anbar. È invidia quella che sento. Certo, o gran ladro di borselli. Non ti sopporto. Su, Perwisha ci sta aspettando. Salve. Sembrano tutti vispi. Amin, come va il ginocchio? Molto meglio, Basim. L'ho fasciato e l'ho tenuto a riposo, come dicevi. Bene. L'importante è che migliori di giorno in giorno e che tu non faccia sforzi inutili. Così ti riprenderai di certo. A te è già capitato una volta. È per questo che sapevi come curarlo. Anch'io mi sono fatto male. Ma ho imparato a prevenire graffi e ferite. Dovresti farlo anche tu. Lasciati dire che i tuoi sandali sono logori e non fanno presa. Tutti i tuoi movimenti ricadono sulle ginocchia. Dobbiamo trovarti qualcosa di meglio, qualcosa di adatto. Ma non sarà così facile. Guarderò in una moschea. Lì dovrei trovare un paio di bei sandali. Spero che non mi giudicherai. Non guardare me, Sadiki. Sarà una questione tra te e Allah. Sembrano tutti vispi. Mi chiedo che cosa... Guarda un po' chi c'è, il nostro pigrone. Ti stavo aspettando. Qualcuno deve pur pensare al cibo. Fermi. Mangiate. E cercate di stare alla larga dal mercato. Fidatevi. Andate da Zaida. Lei usa molto burro. Già, proprio così.
Sembri stanco. Stai bene? Una piccola avventura mi farà stare meglio. Che cosa vogliono? Un libro mastro navale al porto. Di per sé non ha alcun valore, ma a loro servono le informazioni che contiene. Un gioco da ragazzi. Non chiedono niente di più difficile. So fare di meglio. Non essere presuntuoso. Le guardie del califfo sono dappertutto. Faresti bene a tenerlo a mente. Ti preoccupi per me più di quanto non facessi a Baghdad. Lo facevo anche allora, ma adesso sono troppo vecchio e stanco per nasconderlo. Porta qui il libro mastro. È in fretta. Non abbiamo parlato del compenso. Non ancora. Lo faremo a incarico completato. Sai come sono fatti. Strano. Lui è solo un messaggero. E tu sei sempre un galoppino. Potresti agire da solo questa volta. Ho visto tutti i soldati entrare in parata nel palazzo d'inverno. Avevano spade e lance. Sì che le avevano. Sono soldati. Io voglio rubare una spada. O un elmetto. Non hai nessun altro, Bas. Hanno detto qualcos'altro sul libro mastro? O sul perché lo vogliono? Ti dico quel che mi dicono, Basim. Lo stretto necessario, come sempre. Perché me lo chiedi? Eh? Vorrei solo sapere a cosa sto dando il mio contributo. Hai fatto molto per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi, quindi cercherò di intercedere per te. Ma voglio avvertirti, soprattutto perché ho molta esperienza in merito. Tutti coloro che operano nell'oscurità lo fanno perché non hanno scelta. Perché in costante pericolo, per esempio. Collaborando con loro ci stiamo esponendo anche noi al pericolo. Ma dobbiamo comunque cercare di evitarlo. Non hai nessun altro, Basim. Non desidero che tu sia turbata. Ho accettato il contratto e intendo occuparmene. Non sono turbata, Basim. Ma non capisco perché tu debba trascurare te stesso per servire i loro interessi. Tu non devi proprio niente a nessuno. Ricordatelo. Questo contratto non è che un favore. Io non faccio beneficenza. Mutiha, dov'è fuggito il tuo sorriso? Che è successo? Ora non ho voglia di parlarne. Ma io resterò qui finché non ti verrà. Serve qualcuno che si opponga al vento di serietà che spira da casa di Derwish. È lui il responsabile delle nubi che ti avvolgono? Mi ha urlato dietro. Mi ha dato della balorda incosciente. Solo perché ho provocato delle guardie che mi tormentavano. Che modi? Io mi sarei comportato come te. Pensi che mi dirà di andarmene? Mutiha, tu non lo conosci bene quanto me. Quindi ti dirò solo questo. Derwish può sembrare duro. Ma sotto sotto non lo è. Sta solo cercando di proteggerti. In ogni caso, dobbiamo vendicarci. Ma in che modo? In che modo? Domani, quando tutto sarà quieto, saliremo su un tetto e gli tireremo dei sassi sui muri per non farlo dormire. Che bella idea! Ci vediamo, Basim! Fai sempre molta attenzione, d'accordo? A quanto ammontava tutto il carico ricevuto? 16 casse, un forziere, mezza dozzina di borse. Restano solo 3 casse, a quanto indica il libro mastro. Aspettiamo fino a domani sera per il ritiro. Se non si presenta nessuno, vorrà dire che si sono dimenticati della loro merce. Aprile tutte. Prendi quello che può farci gola e butta via il resto. Aspetta qui.
Dovessero vedermi, fuggirò. Io sono più agile di quelle guardie. Chiusa. Poco male. No, capitano, va. Ehi! Un momento.
Non fate caso a me. Bene, credo sia quel che sto cercando. Chissà quali segreti ci sono qui dentro. Forse riuscirò a strappare al vecchio Derwish qualche dettaglio sul contratto. Ancora tutto intero, vedo. Ma è stata una passeggiata. Oh, quanta su... Degli occhi in città ci farebbero comodo. Vedrò che posso fare. Ha un'aria importante. Potresti tirare sul prezzo. Shh. Ah, Basim, che tempismo. L'hai preso? Ma è stato facile. Dallone. Siete una di loro. Ecco, pare sia stato consegnato questa mattina. Certa sia il forziere che cerchi? Ne sono certa. Paga il ragazzo. Se dovete rubare qualcosa, io faccio al caso vostro. Derwish può confermare. Mi ha girato i vostri contratti. Allora hai fatto la tua parte. Posso fare di più? Ho perso due uomini scelti in questa ricerca. Dubito che un ladro di strada farà di meglio. Allora avete due posti liberi. Lasciatemi provare. Dovrei dimezzarti il compenso per l'affronto. Grazie, Derwish. Senti un po', Basim, se vuoi continuare a lavorare per me, abbassa la testa e chiudi la bocca. Perché hai deciso di renderti ridicolo così? Così come? Come un pezzente. Li implori di darti attenzione. Pezzente? Nihal, io faccio bene il mio lavoro. Quella donna sarebbe fortunata ad avermi. Peccato che non ti voglia. Sei un ladruncolo e anche sudicio. Perché insisti? Perché continui a spingerti su questa via? Perché essere un ladruncolo non è la mia vera ambizione.
Ho altro da offrire al mondo, oltre alle mie dita svelte. Solo che il mondo non lo sa. Quasi, Jasib. Che cos'è? Aha! È la mia ultima creazione. Mi serve per difendermi dai mercanti furiosi quando mi... beccano a frugare tra le loro cose. Allora mi considero fortunato. Ah, questo odore... Che cos'è? Ah, siamo stati al porto a pescare per tutta la mattina, ma ci è andata male. Al porto? Hai visto o sentito qualcosa a proposito di un forziere? Oh, sì! Quello nero! Molto bello! Delle guardie forzute lo hanno portato a palazzo. Ti ringrazio, Jasib. Che cosa hai in mente? Vogliono quel forziere. E io andrò a prenderlo per loro. Gliela farò vedere. Non c'è modo di farti cambiare idea, vero? Allora ci proveremo insieme. Se ti farai scoprire nel palazzo d'inverno, ti uccideranno all'istante. Ci serve un ingresso sicuro. E io so dove possiamo cercare. Sempre che ti stia bene lasciarti guidare, una volta tanto. Non devi accompagnarmi per forza, Nihal. Non so bene come la pensi. Stai per fare un'idiozia. Ma non c'è verso di fermarti. Verrò con te. E continuerò a stuzzicarti finché non rinuncerai all'idea di rubare un forziere dal palazzo d'inverno del califfo. Se la metti così, non fai che convincermi ancora di più. Andiamo o no? Fai strada. È un piano folle, Basim. Se anche avessi successo e fossi accolto nei loro ranghi, poi che succederebbe? Ti dimenticheresti di noi? Certo che no. Nihal, i loro interessi sono anche i nostri. Tuoi, miei e di chiunque sia costretto a vivere per le strade vivendo di avanzi e di acqua sporca. Io posso essere lo strumento che ci salverà da quella vita, che permetterà a Jasib di usare il suo talento come artigiano, che impedirà a brava gente di essere emarginata come lo fu mio padre e a bambini di vivere sempre alla giornata. Capisco quel che vuoi dire, Basim, ma stai dipingendo un mondo che non può esistere. Su questo non siamo d'accordo. Allah vi benedica, Basim. Eccolo lì, il palazzo d'inverno. Vieni, di qua. Sono dietro di te. Ben trovato, Basim. Qui. Attenderemo che faccia buio. Questo luogo non ti risveglia ricordi piacevoli? Non molto tempo fa eravamo quassù a contare la refurtiva nel buio della notte. Come adesso? I rischi erano più bassi. Anche il valore del bottino. Beh, prima di poter cantare vittoria, dovrai raggiungere l'obiettivo. E a quanto vedo, ci vorrà un po' di creatività. C'è sempre la porta principale. Mi farai sapere se ti va bene oppure no. Dove stai andando? Ho avuto una buona idea. Se tu non ne hai nessuna, forse dovresti darmi retta. Aspetta!
Si è fatto buio. Vieni. Nihal! Ti aggrappi alla mia coda, Basim. Sei saggio. So che odi restare da sola. Vedo delle guardie da quella parte. Salsa di limetta con melagrana e limone. Ho già la cuorina. Stai in guardia. Giocando. Andiamo. Attenzione. Hai visto gli ospiti? Che strani costumi. Chiudi quella bocca, altrimenti ci farai passare dei guai. Mi chiedo solo il perché dei costumi. Ah, bene. Forse possiamo passare da qui. Ma non senza una chiave. Guardati in giro. Il grande Segugio ha fallito. Ma chi? Fa un riposino. Non c'è fretta. Trovata la chiave. Il califfo sembra inquieto. Avere un figlio ribelle non lo aiuta. Il ragazzo è curioso. È la sua prima volta a palazzo, non è così? Che vada dove vuole. Provvedere a lui. L'incontro dovrebbe essere breve. Eccoli qui. Vieni. Perdi qua. Il califfo vi attende. Sono arrivati, mio signore. Fuori, tutti quanti. Incontrerò gli ospiti da solo. Padre, fammi restare. Fuori di qui. Sembra pesante. Non riusciremo mai a portarlo via. Allora dovrò prendermi quel che contiene. Signori, benvenuti. È tutto a posto.
Desumo che sia assai importante per voi, ma vi assicuro che sarà ben protetto qui. Non ci aspettiamo nulla di meno. Ci dedicheremo al nostro compito e torneremo a tempo debito. Siate pronto, Califfo. Potrei forse vederlo? Il contenuto? Per proteggerlo a costo della vita dovremmo sapere... Voi non vedrete niente. Non direte niente. Avete capito? Sì, sì, ma certo. Nulla di ciò. È la nostra occasione. Arriva qualcuno. Di qua. Via libera. Non pensavo che sarei mai entrata qui. Guarda che razza di archi. Venderne un solo frammento frutterebbe un mucchio d'oro. Per caso non hai un piccone con te, vero? Lo terrò presente per quando ci intrufoleremo in una. Va bene, Basim. Apri, ruba, scappa. Basim, presto! Basim! Tutto la sua brava smarmata al sassi. Dai, dammelo! No, no! Hai una vaga idea di quello che mi faranno. Vi prego, io mi dispiace. Questa è tutta colpa tua. Basta! Vi prego! Delinquente da quattro soldi! No! Corri! Nihal, aspetta! Padre! Prendetelo! Il califfo è morto! Ehi, ma trovate il moggioso! Di qui non si passa! Abbiamo fatto. Credeva di fare. Devo ritrovarla. Probabilmente è tornata a casa.
c'è più. Nihal! Nihal! Non proprio. Stai bene? Ottimo. Perché adesso devi parlarmi di questo. Non so cosa intendete. Dimmi cos'è successo. Stare in silenzio non ti aiuta. Se sto in silenzio, è perché non so che cosa ho visto. Quell'oggetto mi ha fatto qualcosa. Ero in un altro luogo. Freddo. Orribile. Poi mi sono ritrovato le mani del califfo strette intorno al collo e è stato un incidente. Non era mia intenzione. Volevo solo aiutarvi. Dobbiamo portarti via da qui. Ho una barca al molo occidentale. Cosa? No, non posso partire. Devo trovare Nihal. Pensaci bene, Basim. Le guardie del califfo stanno cercando chi l'ha ucciso. Un ladro con la tua descrizione. Non si fermeranno finché non ti avranno trovato. E quando accadrà, non ti sbatteranno in prigione. Ma dritto in una fossa. Ti sto dando un'altra possibilità. Sta a te. Nihal, Derwish, sono tutti in pericolo. I soldati danno la caccia a chiunque mi somigli. Sarò al sicuro se prima non semino queste guardie. Eh? Chi è? Cosa? Togli lo sguardo! Non c'era niente che potessimo fare! Niente! Se il califfo fosse vivo,
Questo non sarebbe successo! Pensa prima di puntare il dito contro qualcuno, Basim! L'idea del furto a palazzo è stata tua! Perché volevi fare colpo sui tuoi amici misteriosi! Io ti ho salvato! Tu li hai uccisi! Sei stata tu! Veniva da quella parte! Spero di non rivederti mai più! Presto! Sono tutti morti! Ma ero io quello che cercavano! Io non posso restare qui! Non posso! Eccoti! Radunateli tutti quanti! Colpite quell'idiota! Fermati a combattere, verme! Non può essere lontano! Un ragazzo dai capelli neri! Vestito di stracci logori! È lui? Credo di sì. Molto bene. Muoviti! Cosa volete fare? Non pensare. Ah!